Continuerei adesso invece chiamando in causa l'assessore Agresi e il sindaco Piovaccari. Vi faccio una domanda per tutti e due, poi dopo mi rispondete uno alla volta. Vorrei chiedervi di parlare del rapporto tra il volontariato e le istituzioni. Che cosa c'è, che cosa manca e quale equilibrio è auspicabile raggiungere? Lì c'è la copertura del microfono, poi ognuno si terrà la sua e abbiate pazienza. Collaborazione comune regione anche soltanto in questi piccoli gesti. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per l'invito, è un piacere per me essere qua, lo faccio in rappresentanza della comunità faentina e più in generale di quella della Romagna faentina, che come voi sapete riunisce altri 5 comuni, 6 comuni in tutto, Solarolo, Castelbolognese, Brisighella, Casola Valsegno e appunto Faenza e Riolo Terme ovviamente. È una bella domanda quella di Debora, è una bella domanda in cui io poi parlo personalmente per un anno di lavoro. Noi abbiamo festeggiato il nostro compleanno come sindaco e giunta proprio ieri, il 22 settembre, si dava esito del risultato delle ultime elezioni a Faenza. In quest'ultimo anno molto particolare, chi mi ha preceduto l'ha raccontato molto bene, dal sindaco e presidente della provincia Michele De Pascale, alla relazione di Mirella, anche alle parole della vicepresidentessa Ellie Schlein, è stato un anno così particolare che ha mostrato sì probabilmente delle fragilità, ma anche, come diceva prima Mirella nella relazione, la vera peculiarità di certi soggetti sociali, le istituzioni ovviamente, ma anche e soprattutto l'associazionismo e il volontariato, no? Nel ritrovarci in crisi abbiamo scoperto però forse un rinnovato protagonismo, anche forse il senso del nostro impegnarci. Uso questo plurale perché io arrivo dal mondo del volontariato, sono socio di tante associazioni di volontariato, quindi mi sento parte della famiglia, ecco. Come ridisegnare questo rapporto fra questi due soggetti, fra istituzioni e volontariato? Sicuramente aumentando, in mia opinione, le occasioni, i tempi, gli spazi di dialogo, di confronto e soprattutto di coprogettazione. Questa parola che anche la presidentessa Mirella ha raccontato di nuovo, cito un po' come ha fatto Ellie Schlein, molti di questi passaggi, perché c'è scritto molto in questa relazione, questa parola magica, coprogettazione, che ci invita a fare le cose insieme. Una frase che forse è stata scolpita nella nostra memoria profetica, forse biblica, è stata quella del Papa sul Sagrato di San Pietro: nessuno si salva da solo, nelle settimane più importanti e anche forse più dolorose di questa pandemia. Credo che a questa frase possano essere date diverse declinazioni, anche e soprattutto quelle di imparare a fare le cose insieme. La presidentessa Schlein prima lo diceva, oltre ai ristori, la regione, che ringrazio per la consueta, costante e vigorosa collaborazione, ha emanato dei bandi durante quest'inverno proprio per finanziare, sviluppare progetti che fossero fatti in rete fra le varie associazioni del territorio. Io ho presente, per esempio, nell'ultimo anno con l'Hauser di Faenza, adesso non vedo più Sauro, però qui era qui seduto con noi, che saluto nuovamente, ringrazio insomma, per il supporto fondamentale che ha dato in quest'anno, che tante volte ci siamo ritrovati un po' nell'emergenza a farci delle chiamate al telefono, a fare dei tavoli di lavoro insieme ad altre associazioni. L'Hauser e in generale l'associazionismo ha dato modo e dimostrazione di essere capace di stare insieme nel momento in cui c'era da rimboccarsi le maniche, di farlo stando spalla a spalla, gomito a gomito, e credo sia il valore più importante di questo nuovo disegno di rapporto fra istituzioni e associazionismo. Le istituzioni ovviamente deve svolgere poi un ruolo di coordinamento nel momento in cui ci sono dei tavoli di lavoro, ma non soltanto dei tavoli di lavoro, più in generale dei momenti di aggregazione. A Faenza, nell'Unione della Romagna Faentina, per esempio, da poco abbiamo rinnovato le cariche della consulta del volontariato e dell'associazionismo, una sorta di rappresentanza sindacale. Qui con noi c'è Marinella, che appunto è la nostra rappresentanza sindacale a questo tavolo, proprio perché
le voci, le opinioni, le idee dell'associazionismo e più in generale del volontariato possano essere ascoltate, possano essere coordinate, possano essere rappresentate davanti alle amministrazioni o davanti alle istituzioni generali. Credo quindi questo sia il nodo non tanto da sciogliere quanto più da indagare, da implementare, da lavorare insieme. Un coordinamento, una rappresentanza che possa fluidificare, che possa rendere rapido, veloce, efficiente il dialogo fra le istituzioni e il volontariato, che non sono due soggetti separati, ma anzi sono due soggetti che si vanno a contaminare vicendevolmente. Uso questa parola per quanto nel lessico pandemico abbia assunto una connotazione a volte negativa. Io non ho paura di dirla, ecco, coinvolgiamoci, rendiamoci partecipi l'uno delle assemblee degli altri, l'uno dei tavoli di lavoro degli altri, in modo che creeremo un dialogo efficace, veloce e soprattutto virtuoso.